Sì, assolutamente. Volevo capire qual era la differenza tra noi e le squadre di vertice. Stasera ho capito che è il mestiere la differenza, perché all'interno di una partita ben giocata, a viso aperto, senza paura, senza remore, andando anche in vantaggio, poi purtroppo abbiamo commesso le solite ingenuità, con palla a noi, prendendo dei palloni abbastanza semplici. E che ci sono costati dover andare alla fine del primo tempo in svantaggio negli spogliatoi. Poi ovviamente la squadra dal punto di vista offensivo si esprime sempre bene ai soliti livelli, però purtroppo continuiamo a pagare a caro prezzo ogni ingenuità che purtroppo stiamo continuando a fare. Sì, l'atteggiamento mi è piaciuto i primi 15 minuti, poi una volta andati in vantaggio siamo stati un po' meno aggressivi sui portatori di palla avversari. Inconsciamente abbiamo pensato di gestire il risultato, ma a Lecce con questi giocatori, con questa individualità che ha Lecce, è difficile venire qui a gestire. Ovviamente non mi aspettavo di prendere il gol dopo un minuto sia sull'1-0 sia sul 2-2, una volta che avevamo fatto l'1-0 e il 2-2, e quindi il nostro processo di crescita deve continuare dobbiamo però fare alla svelta, perché altrimenti gettiamo dei punti che in questo campionato con tante squadre forti ci fanno comodo. Però nelle 72 ore, quando te trovi quelle squadre lì, o ti ricarichi e l'affronti come fosse la finale di Champions, oppure rischiamo di rilanciare una squadra in crisi. Quindi io mi auguro che i ragazzi capiscano l'importanza della partita di lunedì, perché tra le due quella difficile e quella di lunedì non è quella di oggi. Perché oggi io sapevo che potevamo anche avere degli strumenti per mettere in difficoltà una squadra che gioca come Lecce. Lunedì troveremo una squadra affamata, che correrà tanto, che sicuramente non ci stenderà il tappeto rosso, e noi dovremo essere pronti, perché sennò rischiamo di fare una brutta figura.